Questa moneta tempi Augusto. Yes, very well. Ok. Oh. Molto antica, Augusto. Sì. Quanto volere moneta, danaro? Ah, no, no. Io no, non vendere. Non no, no, non vendere. Io non fare speculazione. Oh, ma mi volere comprare. Ma io non potere. Io avere già promettuto altra persones. Ma, off limiti. Ma molto interessa moneta mi. Ma a me non frega niente, perché io questo darò, capite? No. Nice. Not possible? Not possible. Ok, goodbye. Oh. Che sta? Beh. Che? Fai finta di far americano e te ne vai così, e come fai? Beh, tu dici sempre no, io a un certo punto. Bene, va bene. Io dico un no di allenamento. Oh, guarda, piuttosto tu, appena hai preso i soldi, non scappare subito, sennò se ne accorgo. Lascia fare a me, lascia fare. Mi raccomando. Questo mi sembra buono. Per me. Dammi Rio. Sì. All'opera. Uè, Ferdinando. Oh. Dove la mette la moneta? Al solito posto, sotto la colonnina, no? Va bene. Buongiorno signore. Buongiorno. Come vai? Guida di Roma. Auto reset qui. Ah, vuole essere guidato? Vai qui. Come vedono lo signori, questo è il Foro Romano. Foro Romano. SPQR. Qui abbiamo tutte le tombe e le tompette. Tomba di, cioè arco di Tito. Tito. No Tito Tito. Tito Tito quello. Settimio Severo. Arco di Poppea. Tito Tazio. Quello che fece il ratto di Fara Sabina, tomba di Giulio Cesare, tomba di Cristoforo Colombo. Come vedono, signore, questo è tutto sinistrato. Sì, sinistrato, terremoto di Avezzano. E qui abbiamo tutti i ruderi antichi, ruderi nuovi. Guardi questo rudero, signore, dove l'ha messa? Macerie di pietra vecchia, macerie di pietra, guardino, servino, signore. Guardino, signore, dove sta? Non c'è. Guardino queste pietre. Questa è la stanza da bagno di Poppea. Poppea la grassa, guardalo. Via Appia, via Pietre Appia, Appiane, Appia, Qui, signori, come vedono, non c'è, Colonna romana. Sì. Colunnum. Guarda che ho trovato. Mister. che cosa c'è? Questa è una moneta antica, è un sì. Sesterzo. È magnifica, Sì. Questa è una moneta del tempo di Augusto. Lasciatemi. E Augustea. Vedere. Sì. Guardi, scusi, signore. Guardi che il sistema di vendere la moneta antica al forestiero è un trucco, non si fidi. Scusi, lei perché non si impiccia dagli affari suoi? Ma e poi lei chi l'ha fregata? Chi l'ha detto che la vendo? Io l'ho trovata e me la tengo per me. Non la vendo. E allora me la lasci vedere un momento. Permette? Io sono professore, mi professor, capisci? Professor archeologia e numismatica. Archeologia e asmatico. Moneta antica. No. Che? No. Io credevo che si trattasse della solita patacca, invece no. È un'autentica moneta del tempo di Claudio Imperatore, il famoso doppio sesterzio romano. Rarissimo. Io invece credevo che fosse un sesterzio, invece no, è doppio sesterzio, sì. Hai capito? Beh, me la vende per 30.000 lire? Oh, professore, sì? Non fai scherzo con me. Per $30 io compro. $30? Non posso. Beh, che c'è? Che volete? Guardi, signore, ne ho trovato una uguale anch'io. Non credevo valesse tanto. Ma per carità, ma che uguale? Ma questa è un'imitazione. Ma cosa credete, che i sesterzi si trovino così? L'ho trovata là sotto. Poi, amico... Adesso qua stiamo lavorando noi, hai capito? Non fare il furbo. Oh.
Ma dico che è uguale a quella. Ma sbaglia, Carmine, vattene. Cerca di un altro cliente. Un'occasione simile non capita tutti i giorni. Oddio, si trattasse di uno qualunque, Transient. Ma capirà, questa è una moneta dell'epoca di Giolitti. Claudio. Beh, appunto, dico Claudio e Giolitti. Amo, non parlare più. Quando l'hai trovata ci stavo anche io. E beh? Tiene $50. Ma sei sicuro? Questo è dei tempi di Claudio. Che lo dico io? Lo afferma anche il professore di Atmanica. Sì, ok. Affari fatto. Allora, arrivederci. Che vogliamo fare? Vogliamo dire altra antichità? No, non tengo tempo. Neanche io. È tardi. È tardi. C'è la riunione del comitato. Oh, io ritorno domani. Bravo. Stai qui domani? Sempre qua. Sì. Mi trovi qua. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Okay. Buongiorno. Scusi, signore. Che cosa? Ho trovato questa moneta là sotto. Ah. Eccolo là! Where's that guy? È qui! Ce l'ho fatta, ma non è stato facile trovarli, sai? E adesso dove sono? Adesso stanno dietro al vico. Beh, vediamo. Sì, ma bisogna ancora spiegargli di che si tratta. Beh, glielo spiegheremo, su, guarda. Andiamo. Ci siamo. Eccoli qua. Ah, e che roba è questa? Residuate di guerra? Perché? Ma figlio mio, queste sono troppo avariate. Che ha detto? Niente, niente. Questo c'era sulla piazza, che devo fare? Pazienza. Dunque, ragazzi... Ehi, statevi a sentire. Dunque, e me? E me? Ma dove lo sciafone, sa? Statemi a sentire. Voi dovete fare i bambini europei. Aspettate un momento, mo glielo spiego io. Sentite, adesso nel teatro qua vicino si fa la distribuzione dei pacchi dono, roba dell'America. Voi dovete far finta di fare i nostri figliuoli. E voi che ci date? Un pacco. O due pacchi o niente? Vabbè. Ma che si fa? Vabbè, due pacchi, che vuoi Ma che ti sei impazzito? Perché? I pacchi sono pacchi. Lo so, ma questi per me non lo fanno. Due pacchi, avanti. Adesso facciamo così. Tu e tu. Fate i figli miei. E voi fate i figli suoi. Ma hai lasciato lo scanto. Vabbè. Oh, guardi che per entrare ci vuole il biglietto d'invito. Dammelo. Che cosa? Io uno ce l'ho, me lo so procurato a sé. E io come faccio? E che devo fare? Dal rancio, ci vediamo a te. Ma come va rancio? Ma guarda che tipo. E lo tengo pure per socio, lo tengo. Che è qua? Ma proprio il fiatura da fa? Ah, perché ti fa schifo? No, ma insomma. Come insomma? Maleducato villano che non si altro. Oh, dunque, sentiamo. Che cosa sono io per voi? E chi te lo? E beh, devi dire a schiaffi. Ma voi, a proprio adesso si è parlato. Io per voi sono vostro padre. Ah. Capito? Andiamo. Vedi che pare che si sono fatti. Comandi, tu Bottoni tieni in ordine dell'ingresso, poi vieni a fare servizio sul palcoscenico. Signor Cieni. No, non ho capito le ultime due parole. Vieni a fare servizio sul palcoscenico. Agli ordini. Dietro, prego. Dietro. Sinistra. Questi quattro stanno qui. Un momento. Dietro, prego. Dove un momento, ragazzi, un momento. Non corriamo. Il biglietto. Dunque. Ho chiesto il biglietto. A me? Il biglietto, gli ha dato il biglietto? No, non me l'ha dato. No, il biglietto non me l'ha dato. E che è lui che deve dare il biglietto a lei? E chi me lo deve dare? E che glielo deve dare io? Sì, non lo so. Come non lo sa? È lei che deve dare il biglietto a lui. Appunto dico. E allora, fuori questo biglietto. Fa perdere tempo, via, giù. Piano, avanti. E dove sta il biglietto? E me lo domanda a me? No, dico dove sta perché l'ho addosso. E allora lo cerchi, lo trovi. Lo avevo. Giacomini, il biglietto a papà. Ma io sono Gigetta e lui è Giacomini. Ah, già, è vero, che stupido. Con questi gemelli ci si confonde sempre. Come, questi due sono gemelli? No. Gemelli. Beh, avanti, fuori questo. Giacomini, il biglietto. Quale biglietto? Come quale biglietto? Il biglietto che ti ho dato stamattina, no? Tu sei suonato, non mi ha dato niente. Sono suonato. Ma sentite come rispondono questi figlioli di oggi. Vicino al padre, tu sei suonato. Avanti, il biglietto. Se l'è suonato... Lo faccio vedere io se sono suonato. Dammi il biglietto.
Hai capito? Ma vabbè, parlavo. Lei ha capito? Mi manomette, mi mette le mani addosso, ma se non si ragiona più, in che modo sia, io non lo so. Ma insomma, signore caro, lei sta bloccando il traffico. Osi rispondere così a tuo padre. Sì, vabbè. Ma come, metti in dubbio la paternità? Ma lei lo sente? Ma lei cosa ci sta a fare qui? Ma insomma, signore caro, lei ha bloccato il traffico, come cosa ci sta? Perché vuole che la arresti? E cosa vuole che devo fare? Ma che dici? Che cosa dice lei? Scusi. Avanti, questo biglietto, viene fuori o non viene fuori? Ma io ammazzo! Ma che ammazza? Lascia sta, che ammazza? Dopo le devo arrestare lei, finisce la pelle. Avanti, su, avanti, accomodi. Ma per questa volta, scusi, il Dio glielo rende. Che cosa? Il biglietto. Prima di iniziare la distribuzione dei pacchi ai bambini presenti, sento il dovere di ricordare che per tutto questo bisogna ringraziare l'opera instancabile del nostro generoso presidente, Mr. Locuzzo. Ringrazio a nome del comitato. Ed ora andiamo a cominciare distribuzione dei pacchi. Anche lei l'ha avuto dalla parrocchia l'invito qua? No, ci ha pensato mio marito. Ah, perché suo marito? Sì, sta là, vede, sul palco. Tutti i vostri? Sì, 8, tutti miei. Ah, bravo. Prego, prego, Mr. Locuzzo. Una bella fotografia mentre consegni i pacchi a questo onesto lavoratore, padre di 8 figli. Fotografo, avanti. Stringetevi la mano, così. Un momento, scusate, bisogna rifarlo perché quella guardia lì ha rovinato tutto. Yeah. It's impossible. Eh? Che? Ma scusi. Insomma, se posso sapere dove dovevo andare. Andiamo a Cosoli, all'acqua cedosa. Eccolo, lo vedo. Senti, chauffeur, che ci fai più presto? Ti do 500 lire di mancia. No, io soffro con lo stomaco. È mal di mare, è mal di macchina. Ecco, là, per due macelli. Spara le gomme! Sì. Via, via, via. Aspetta. Andiamo bene, posso mica mettere sotto la gente, no? Si può sapere che cosa ha fatto? Ha venduto in foro romano manette falso per $50. La solita patacca. A me! Sì, ho capito. Presto, presto, che arrivano! A chi? I cosoli. Chi? I dolori. I dimostranti. Ci scappa. Can't have got any time. Spingi. Ma cosa spingi? Piano, che soffro di insonnia.
Perché ti sei fermato? Non vedete che non si può passare. Ma come non si può passare? Oh, santa. Si può passare? E io. Aspettami che torno subito. Stai,
doveri. Adesso va avanti, fai il tuo ma dovere. Ma non ho bevuto, bevo pure io. Fai il tuo dovere. Ho questo dovere, ma... Che ma tu... Guarda che fai al peggio! Guarda che... poi paghi tutto! Più presto! Più presto! Sto vicino, mi senti? Ma non è finita, corri! Vossi ammazza! Aiuta! Sono caduta! E rialzate! Beh, bello, lui si riposa! Forza, non hai come mettere cascata! Aiuta, adesso! E chi lo dici? Lo vedi? Che non gliela fai più. Io? Tu? Tu non gliela fai più. Io? Brutto delinquente. Fammi rifiacciato, ma devo sfottere io. Io riscappo? Non vale. Ormai sei fermato, sei preso. Vieni qua. Aggi! Aggi! Tu vieni qua. Sei tu che mi devi arrestare, no? Oh! Ti sparo, sa? Non vuoi. Perché? Puoi sparare solo per legittima difesa. Io non offendo. Vabbè, allora sparo in aria a scopo intimidatorio. E vabbè, io non mi intimido e sto qua. Allora, tarelli. Tu devi ringraziare il fegato. Lì non c'è il fegato, c'è la milza. Lo so, ma io soffro col fegato. Non fai nessuna cura? Sì, ne ho fatto tante, ma niente. Di un po'. Hai provato quelle iniezioni americane? Quali? Quelle... Non mi ricordo, ma sono buone, buone assai, sono buone. Ne ho fatto tante. Ma il medico mi ha detto che dovrei andare a Chianciano, ma... la grana... Se correvi un'altra voce arrivavamo a piedi, a Chianciano. What are you two guys doing, talking it over? E allora, chi è aspettato a mettere i manette a quello imbroglione? No, ormai non scappa più, è finito. Io l'ammazzerebbe. T'ammazzerebbe, tipo... Ma come le pare bella venire via proprio a me? Ma guarda, andiamo, vai! Scaldi, non si scalmati! Non ti scalmani! Non alzi la voce, mi fa male la testa! Andiamo, vai, io sono sofferente, mi duole il fegato! Sì, vabbè, dammi i soldi e basta, va, andiamo! Che cosa vuoi? La corsa, no? La mano, via! Mille lire, me la dai! Se li faccio dare da lui! E che c'entra, le tasse ha preso lì? Lo vedo, ma va via, dai i soldi, su! Ma io non ce li ho! Come non ce l'hai? Vieni via lei! Io devo dare i soldi. Mi perquisisca, non ne ho soldi. Ma perché allora prendi il taxi quando non c'hai i soldi? Cioè, voi andavate in macchina, andavate a piedi, perché ero fesso io. Che? Ma pensa a soldi, datemi voi. E tu fai la denuncia al processo. Ma che denuncia? Che processo? Non esista. Se l'autorità presente mi ha detto... Ma quale autorità? Io ho detto io, al processo ci parlerà. Ma io voglio i soldi. Basta, basta. Adesso non è il momento di discussioni. Andiamo, sbrighiamoci. Andiamo dove? A piedi fino alla macchina? Certamente. Ma che pazzo lei? Ma che pazzo è? Fammi parlare, no, sono io che ti dico. Ma come sei? Ma che là? Ma che scherzi? Non gliela fa. Non gliela fa perché è malato di fegato. Io. E anche lui è... Io sono affari miei. Questo delinquente si rifiuta dei sicuri? Vado piano con le frasi. No, non lo fa arrabbiare, ci voglio piano la braccia questo. Vai ne va. Che lo porto in braccio? I never heard of such a thing. This is outrageous. No, non offendiamo, sa? Non offendiamo perché... Perché che ha detto? Lasci farla, eh. Beh... Ci sono io qua, brigadino. Non offendiamo. Che ha offeso a me? Eh già. Che... Senta, facciamo una cosa allora. Lei vada a prendere la macchina. E lui... Lui aspettare qua, questa osteria casolare... Lei, va bene. Vabbè, ma a me chi mi paga? Lui, americano. Ma la paga lui? E che pago io? È sul coso! Aspettate un momento. Ma guarda un po' ma che ti... No, non c'è che sorte confidenza. Avanti, andiamo. Avanti. Cominciamo con la buona maniera, sa? Io sono un signore, ha capito? Ma dove lo paga lui? No, ti sei i soldi.
buongiorno. Buongiorno. Un caffè e una bottiglia d'acqua, anche dosa. E a lei? Un caffè anche a me. No, un caffè solo. È l'acqua che ho sete. Perché lei non lo piglia il caffè? No, sei tu che non lo bevi. E perché? Me lo pago da me? Eh sì, mo te faccio pigliare il caffè, poi ti porto al cinema e poi andiamo a fare un balletto al tabaret, no? Io credo che le sono antipatico. E perché? Mi vuoi essere simpatico? Dopo che mi hai fatto cure per 100 chilometri in mezzo ai fossi, tra la fanga, e mi hai pure, d'altro po', mi hai fatto salire al cane. E che mio, ma scusi, a me il cane mi ha mozzicato. No, che perché? Vuol dire che io sono simpatico. Viceversa, sono antipatico a lei. Lei però, a sua volta, è antipatico al cane. Oh, ma insomma, che sono? Lascia fare il caffè. Che sono questi discorsi di simpatia o antipatia? Non dimenticare che io sono la guardia e tu il ladro, eh? Ladro. Ladro. Lei vuole alludere forse a quell'affare della monetina? Io alludo a tutto. A quella specie di patacca. Patacca, pacchi, poi, tutto. Che poi in fondo non è una patacca. Beh, è una patacchetta. Caro brigadiere, quella è gente piena di soldi. Quello lì. È un americano. E che importanza ha? Ah, no? Ha la sua importanza. Perché sarà truffatore, come lei dice. Però le posso garantire, e glielo garantisco, brigadiere mio, sul mio onore, che durante la mia vita, nei momenti più terribili della mia esistenza, va la mano. Te lo giuro, non ho mai truffato un italiano. Mai! Sempre stranieri, modestamente. Lascia fare il caffè. Ma sempre ladro sei? Ladro. Oh. Lei parla bene. Parla bene, perché alla fine del mese c'è il suo bravo stipendio. Lasciamo stare questo. Non la pagano, eh? Come non mi pagano? Beh, danno poco. Insomma, sono affari miei. Caro commendatore. Ma come commendatore? Non è commendatore, lei. Ma perché dovrei essere commendatore? Ho pensato, non l'hanno fatto commendatore. Ma perché dovrei essere commendatore? Allora, un uomo così grosso... E perché i commendatori vanno appeso? Comunque, per me lei è commendatore. Ma insomma, la vuoi finire di fare lo spiritoso? Io... Ma perché mi tratta così? Ma non lo vede che sono un povero uomo? Disoccupato, senza lavoro. E non trovo lavoro perché la salute... Sì, lo so, la solita storia. Sei malato, no? Hai malattie, che hai? Tutto. Cioè? Tutto. Artritismo deformante. Il cuore, il fegato. Fegato, ti ho detto che non sta lì. Lo so, ma io ci ho spostato. I veni. E questo è niente. Ho paura di farmi visitare. Perché se il medico mi dice sì, tu hai quelle che sospetti tu. E chi va più a casa? E i figli miei, chi ha il coraggio più di vederli, di baciarli? Ma insomma, che, qual è il suo sospetto? Avanti, sentiamo. Qual è? Che? Qual è? C'ho una paura terribile. Di essere tubercoloso! Fazzolone! Disgrazia! Il fazzoletto! Pensa, sì, il fazzoletto! Guarda che me doveva capitare! Non si appunto! Leva le mani dalla faccia, no. Brutto zozzone! Oi, oi, oi. E questo è niente. Pure, che c'hai? 108 tumori, mo! No. Lo strascico della guerra. Tutto l'ho fatto. E abbiamo tutti combattuto. Ah, no, io la guerra l'ho fatta tutta. E per il nemico sono stato un brutto osso. Il nemico si ricorda di me. Sì, sì. Si ricorda. Ma non mi toccare le mani. Si ricorda di me. La colite. Pure? La colite. E oggi non so. Sarà stata la paura, la corsa, il movimento. Dica, dica. Che succede? Io non lo so. Rigadì. Che c'è? Permette. Permetto che cosa? Sono vecchi questi trucchi con me, caro mio. Perché non ha fiducia? Venga con me, assista. E lo sa che divertimento. È autentica, colite. Quando starai in questura farai quello che dovrai fare. Resisterò. Ma. Oh. Oh, ma dico, stai scherzando o dici davvero? No, dico. Sono freddo. Ma non le mani! Ma come... Dov'è la toilette? Che cosa? La toilette? Non vedevo mica la Ma non, è, non dico toilette, toilette in francese. La ritirata, il 00. Ah, laggiù, in fondo. Avanti. Aspetta.
ci arrivo. È permesso? No, no. Se vuoi entrare? No. Allora, da sta parte è tutto proibito. È proibito solo al crack, è proibito andare in bicicletta attraverso il corso, è proibito scendere dal tram di dietro, ma è proibito pure da me. Non è proibito, è occupato. Allora aspetto. O è proibito pure aspettare? No, non è proibito, aspetto. Senza che soffi, eh? Perché è proibito pure la soffiata. Ma dico, che vai cercando? Voglio andare dentro. Lì vai a finire, se si vede a soffiare. Oh! La macchina è fuori! Ah. Dove sta l'altro? Ah, è entrato un momento, un po' di colite. Oh. Dobbiamo aspettare il sui, come ne vuoi adesso? È invalido di guerra e non ha orari. Oh. Guardi che tocca prima a me, sa, se metti da parte. Damn it. Insomma, c'è ancora molto? Non lo so, mister. Io non ho tempo da perdere. E neanche io. Poi non vorrei lui scappare. Oh, scappare a me? Guardi. Sempre attaccato alla catena. Basta che tiro un momento. Stia tranquillo, a me non scappa mai nessuno. Oh, manca molto? Poi, rispondi! Tiri la catena! Andiamo! Dove è andato? È scappato da qua! Quick, presto! Go! Eh? Esci dal finestrino! E come c'entro? Mi faccia passare dell'Ambert! Look at how you've let this guy go about 10 different times. I've never seen anything like this. Mai visto cose simili. Io protesterò a vostri superiori. Capito? Sei liberato. E allora come fa a aspettare voi? Ma che capisci che mi è successo? Ma non ci credi che so io? Ma dove siamo arrivati? Io sono la gente in divisa, capito? E ci vuol fare rispetto. Cosa credi che stia facendo qua io? Quello che fanno tutti. Ecco! Avanti, fa quello che devi fare. Lo invito di prendere i severi provvedimenti. Certamente, mister Locuzzo. I poliziotti sono fatti per prendere i ladri. No. Non per farli scappare. Sì, sì. Giustissimo. Lo Stato paga loro. Vabbè, che per tenere ordine pubblico. Vabbè. E difendere società da avventurieri. Giustissimo. Io esigo che il vostro agente sia severamente punito. Beh, vabbè, adesso vedremo. Io protesterò in alto, molto in alto. Questa cosa non è finita qui. Goodbye. Ma chi diavolo è sto ladro che ti sei fatto scappare? Ma quale ladro, eh? Signor commissario? Quel poveraccio morto di fame, un ladro senza importanza. Avanti. Signor commissario, dirà c'è l'autista del tassì che vuole essere ricevuto. Ancora non è andato via questo. Ha detto che non si può. Beh, ho capito, va, fallo passare. No. Grazie. Permesso. Buongiorno, signor commissario. Ah. Beh, di chi? Beh, dico, come la mettevo qua? Ma che? Chi? Come che? I soldi che devo avere? Devo avere più di 1.000 lire. Perché? A corsa che ho fatto? Allora io devo avere 1.000.000. Siamo logici. Avanti. Io ho un cliente. Beh? Quello scappa, noi gli corriamo appresso, voi lo arrestate, quello non mi paga più, dico. Mi pagate voi. Io? Ma dico che sei scemo, scusi tanto, sei scemo tu. Ma dico, allora mi pagherà il commissario. Appunto. Ma parli bene. Ma che parli bene? No. Insomma, qua qualcuno da pagare, signor commissario. Siamo un momento, non gridare qui dentro. Ma io non spiego, adesso il commissario... Espongo le cose. Ricapitoliamo. Un passante è salito sul vostro posto. No, se permette, signor commissario, non era un passante. Era il ladro che si è infilato direttamente nella sua macchina e lui ha portato subito. Okay. Che potrebbe essere anche un complice. Ma quale complice? No, stai zitto. Stai zitto. E zitto pure tu.
Dunque, un passante è salito sul vostro mezzo? Sì, signore. Oh, a proposito, momento. Oh, tutto in regola voi, eh? Oh. La patente, avete visto? Patente? Sì, l'ha controllata. Canale posteriore, sì, le frecce, pure sì, le frecce. Tutto a destra e a sinistra, tutto a posto. Bravo. Dunque, questo passante, al termine della corsa regolamentare, è sceso dall'automezzo e si è dileguato. È scappato? È scappato. Vabbè, però, è dileguato. Ergo, è lui che deve pagare. Chi è lui? Ergo. Il passante, ma siccome è scappato, come paga? Rintracciatelo voi. Io? E che faccio il poliziotto? Se ne voi lo dovete rintracciare. Infatti noi l'abbiamo acchiappato. Sì, ma voi lo siete lasciato scappare. Oh, giovanotto, non facciamo apprezzamenti. Noi facciamo quello... Silenzio, ad ogni modo state tranquillo che i miei agenti lo riacciufferanno. Ecco, quali agenti? Guarda, questo, lui, qui. Buongiorno. Dico, che vuoi dire con questo buongiorno? Niente, ho detto buongiorno. No, perché buongiorno, quando si dice buongiorno, bisogna significare veramente buongiorno. Ma qui stanno diventando veramente arroganti tutti quanti. Signor commissario. Che c'è? Dico, non vorrei che questo fatto mi pregiudicasse la promozione. No, non c'è da preoccuparsi. Lei mi promette... Stai male a me, non ti preoccupare. Beh, io non sono pronto? Pronto, sono io. Certo che sono stato informato. Sì, ma è sempre stato un buon agente. Sì, un bravo ragazzo, sì. Sì, capisco. Deplorevole, siamo d'accordo. Va bene? Buongiorno. Ma chi è? Si tratta, caro Bottone, che ti sei messo in un bel impiccio, sai? Ma perché chi è? Chi è? Beh, speriamo bene, insomma. Ma scusi, dai. Pronto! Giustizia, eccellenza. Giustizia, eccellenza. Scappato. Signor sì, eccellenza. Signor sì, eccellenza. Mi rispetti. Va bene? Beh, pure eccellenza per me. Sì, insomma, si tratta che da questo momento io ti devo tenere in stato di fermo. A me? Sì. Scusi, che ho fatto, dottore? Come, che cosa hai fatto? Già, non hai fatto niente. Io? Ah, insomma, ti sembra bello far scappare un ladro? Vabbè, far scappare, ma l'avevo anche preso, quindi... sì, quindi, è scappato. Però l'avevo preso, quindi sì. Ma caro Bottone, tu hai 20 anni di servizio, 30. Vabbè, 20, 30. Sì, 10 anni... Non dovresti ignorare l'articolo 37 del regolamento di pubblica sicurezza? Sì. Che c'è? Schiamazzi notturni? No, quello è il 41. No, 41 è sul divieto d'affezione. Non diciamo sciocchezza, l'articolo 37, muovo un barambè. Mi sembra che... Vengo qua a portarti, ma te lo faccio sentire, tutto. Vabbè, dico, ma chi è? Eccolo qua, articolo 37 che riguarda la chiusura festiva dei locali. Questi numeri, no, perché tutti ci sbagliamo, vedi? Tutti ci possiamo sbagliare. Guarda, è proprio questo riguarda te. Qualora un appartenente alla polizia, senza distinzione di anzianità o di grado, si lasci scappare un individuo in stato di arresto, in caso tuo, vero? Finisce sotto processo. Chi? L'individuo? No, la gente, chiaro. Io. Anche nel caso che venga dimostrata la buona fede dell'imputato, il processo comporta l'espulsione come minimo provvedimento. Hai capito? Ma è un nuovo regolamento della Repubblica. No, però c'è una possibilità, guarda, contemplata nel regolamento, non so, che ti può agevolare un poco. Seguimi bene, ma se l'agente incriminato, che saresti tu? Io, incriminato? Sì. L'agente disgraziato. Insomma, l'agente incriminato. Sapete i chilometri che ho fatto? Se riesce con i propri mezzi, senza cioè l'aiuto da parte degli organi di polizia, a riacciuffare il fuggitivo entro il termine improrogabile della vigilia del processo, quest'ultimo non ha luogo a procedere. È chiaro? E si può studiare la possibilità di riassumere l'agente in servizio. È chiaro, ma insomma, ci sono 3 mesi che... Io devo fare 3 mesi? No, non è che devi fare 3 mesi, 3 mesi prima del processo, se riesci a riacciuffare il ladro, hai capito? Se lo viene a sapere mia moglie, quella gli viene il mal di cuore. Tu non glielo dire a tua moglie, lo tieni nascosto, sto qua. Tu hai questo fiuto per... Come faccio? Te la devi sbrigare tu. Sa, col tuo fiuto... Ma quale fiuto, dottore? Sono cane da caccia, io proprio sono pure raffreddato con la corsa che ho fatto, il fiuto. Ma era mezzo la possibilità, tu sei abile. Ho 3 mesi di tempo per trovarlo. Se no... Vado sotto per il processo.
Hai capito? Dopo 30 anni. Non c'è niente da fare, no? Beh, comunque, io la ringrazio. Cosa vuole, dottore? Eh? Auguri, che ti posso dire? Sì, grazie. Io tutto quello che ho potuto fare, tu lo hai visto, no? Capirai benissimo che... Proprio quello devo portare di lato. E che vuoi portare a me? No, dico... Se portassi in altri due ladri grossi, nuovi, dico... Ma non dire sciocchezze, Bottò. Che c'entrano altri ladri? Esposito di Gennaro, abitante in Via Rosito, 19. Scusi, Ferdinando Esposito, abita qui? Sì. E sa se è in casa? Non c'è quasi mai a casa. Per esempio, saranno una decina di giorni che non si è fatto vivo. Ma la sua famiglia è in casa, vero? Sì. Da chi è composta? Oltre a lui ci sono altre 5 persone. Il padre di lui, la moglie. Di lui. I due ragazzini e poi c'è il fratello. Di lui? No, no, di lei. Ah, di lei. Mi scusi, c'hanno la finestra a parte di strada? Ma lei che fa il poliziotto? Perché c'ho la faccia da poliziotto? Non saprei. No, mi sono di Milano. Ah, se vedi. E vedi per conto di una casa milanese che vuol dare all'Esposito una rappresentanza di cose. Vabbè. E allora dicevi, questa finestra che è a parte della strada? Sì, da parte di qua. Eccola, quella lì del secondo piano. Capì. Benissimo. Vuole che dica qualche cosa? No, che pensi me? Come? Ci penso io. Ah, mo sì. Lei cogna quelli lì? No. Oh, vabbè. Au revoir. Arrivederlo. Buongiorno, signore. Buongiorno. Prego, sia comodo. Non vado di fretta. È libero? Eh? È libero. Mm. Cappotto? No, grazie, freddo. Mi dispiace, da qui non si vede il passaggio e non... Cosa facciamo? Alle dita gelate. E cosa facciamo? Facciamo la barba. No, i capelli? No, se ho detto barba, se no dicevo capelli. Dicevi i capelli perché pare che della barba non ce ne sia bisogno. Sì, lo so, ma siccome domani non c'ho tempo, così me la faccio oggi.
Sto meglio qua. Più morbido. Scusi, passi dalla parte di chi è meglio. Senta, si giri, signore. Ma scusi? Stia fermo, abbia pazienza. Perché, scusi? Ma scusi, mi mettere il sapone e non mi copro mica la faccia. Vabbè, vabbè, ma allunga il braccio. Ma se non mi mandi il sapone in bocca. Libero! Libero! Che vuoi? Dove vai? Va a giocare al prato. Sempre al prato, vieni su casa. Beh, torno su. Ma dove va? Vado a vedere una partita di pallone. Ma scusi, il sapone. Io sono un giocatore, sono tifoso, io devo vedere giocare a pallone. Il sapone, la barba. Senti, Paolo, vai a giocare con quei ragazzini. Ma, papà, non mi porti a scuola? Ma lascia stare la scuola, è meglio che oggi impari a giocare a Nizza, poi domani si parla di scuola, capisci? Ma io non li conosco. Vabbè, ci fa amicizia, vedi quel ragazzo con la maglietta con la riga turchina, quello col naso lungo, faccia amicizia. E poi non diciamo niente alla mamma. Vai, vai, papà ti guarda. Quello col naso lungo, eh? Vai, vai, vai. Su. Adesso tu, Paolo, vai là. Ti togli il cappottino, il cappello, posi la borsa e ti raggiungiamo subito. Questa è la mia casa. No, dico, è la casa così, di gente che lavora. Beh, questo chi è? Ah, questo? Questo è Libero. Una... Chi? Libero? Sì, è un amico di Paolo. Tanto bravo, tanto carino. Non l'ho mai visto. Vabbè, non te l'abbiamo mai detto. Un intimo amico mio, questa è Giovanna, mia moglie. Vai di là, adesso ti raggiungiamo subito. Cara Libera. Ma dove l'hai trovato? Tutto spettinato. Ma se è spettinato si pettina, che vuol dire? Ma perché l'hai portato a casa nostra? Ma perché il nostro figlio deve frequentare i ragazzi del popolo. E perché? Perché fra io non strillare, non lo mortificare, perché i ragazzi del popolo sono svegli, imparano a vivere. No, non mi piace a me. Invece è carino. Come carino? È carino nel senso che è sveglio, hai capito? Paolo, Libero, dove siete? No. E sta bandoliera? Che ne so? Stava nel cassetto? Sì. È la rivoltella che non c'è più! Alzate la mano! Sì? Sulla zampa ho detto! Dove sono i denari? Ragazzi, ma che fate? Sì! Fermi a sparo! Hai visto? Poi a sto punto li avvengo spille, o via per collo e ho butta per terra. Ma che è matto sto ragazzino che viene a farti scherzi a casa degli altri? Con la rivoltella, metti giù tenere per piatto! Ma la, la. Non lo impaurire, no? Come no? Povera creatura, ha fatto uno scherzo così invece... Hai visto i ragazzi del popolo? Invece ti dirò, questa cosa, così all'improvviso... Mi è piaciuta. Un bicchiere d'acqua, c'è? Lavamo davanti agli occhi, vada là, va via, va. Sì, vai di là. Vai via di là. Ci volete andare a giocare. Guarda lì, ti hanno fatto mettere una paura. Ma dove l'hai trovato, se può sapere? È un amico di Paolo, tu. Sto straccione lì. Straccione, ma guarda i discorsi da madre che fai. Invece di dire, povero ragazzo, un amico di nostro figlio, così senza giacca, con questo freddo, regaliamogli un cappottino. Ma regalare, ma se Paolo non ce l'ha nemmeno per sé, ma che sei matto? Ma che c'hai quella testa? Io da qualche tempo te capisco più a te. Ma... Senti, Libero, io penso che tuo padre adesso starà in pensiero a casa che non ti vede, no? Boh. Come boh? Dico, sarà in pensiero? No, no, sì, no, non sta in pensiero. Ecco, vabbè, ma sta a casa, dico, aspettarti. Boh, no. Come, non sta a casa? No, sta fuori per affari. D'accordo, ma a una certa ora la sera rientra a casa. Ma che ne so, sta fuori per affari. Mamma dice sempre così. Lorenzo, vieni qua. Sì, prendi questo pacco. Ma che? È per te, un regalo per te. Mi è piaciuto quello scherzo che hai fatto. Ecco. Fatti, fatti vedere, grazie. Lorenzo, e saluti al papà, a mamma. Vai, vai, vai. Ciao. Che?
ma che sei matto? Buongiorno. Ecco, mio marito, la signora Esposito. Si è voluta disturbare, sai, ha portato pure delle ciambelle. Sì, piacere. Non volevamo incomodare, ma ho voluto ringraziarla per tutte le gentilezze che ha fatto a mio figlio. Per l'affare del vestito. E adesso dobbiamo proprio scappare. Ma allora è proprio un vizio di famiglia questo. Come? No, dico, ieri pure mio figlio dice... Ah, i bambini, ma non vogliamo incomodare, sai. Ma non incomodate mica, ormai siete venuti, trattenetevi. Molto gentile, grazie, sì, non so proprio come... permette? Mio suocero, il padre di mio marito. Piacere, Carlo Esposito. Paternità? Fu dico, Giuseppe, è andato a Caserta. È morto papà, poi, mi dispiace. Vice la conosce già, eh? Sì, sì. Sta bene, signor Bottò? Sì, ma... Questo non è suo figlio, vero? No, è mio fratello. Ti chiami? Alfredo. Di cognome? Tarantelli. Tarantelli. Bravo. Scusatemi, sapete, adesso devo andare via. Scusi, signor Bottò. Ma come? Buongiorno. Buongiorno. Questi sono i miei figlioli. Liliana e Paolo. Che bei ragazzi. Ma, insomma... ma che ti sei incantato? Non dovevi andare via. Sì, ma tanto faccio in tempo. Ecco la strega. Grazie, signora. Liliana, perché non ci suoni al piano qualche cosa? Beati loro, che si divertono. Beh. Io invece sempre sul lavoro. Sì, capisco. Suo marito com'è? Non è venuto? Ah, è fuori per affari. Fuori Roma? Praticamente sì. Facciamo una partitella, No, grazie. Così per passare del tempo. Sì, ma... Sì, ci divertiamo. Piace tanto a mio suocero. Sì, sì, così passa il tempo. Su, vieni a giocare. Sì, venga, così venga. Ti dimaghi almeno un po'. Stai sempre lì, lavori sempre. Su, in questi giorni stai sempre con un muso. Avanti, venga, 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 venga. Grazie. S'accomodi, s'accomodi. Grazie. Li interessiamo un pochettino, perché altrimenti non ci si diverte. Facciamo un sacco all'undici, Un sacco? Sì, 10 cucuzze. Ah, facciamo a tutto il cucuzzato. Ma no, la cucuzza è 100 lire. Ah, sarebbe 1000 lire, no, è troppo. Allora facciamo 200 lire, 200 lire. Due cucuzze. Saranno mica segnate queste carte. Ma che segnate? Queste sono carte che ci giocano i ragazzi. No, dicevo così, per scaramanzia. Le piace Chopin? A me, e chi lo conosce? Ma questo che suona Chopin? Ah, sta canzone, non l'avevo mai sentita. Ma mi pare una ragna. Ma è notturno. Non la conosco. Senta, ma perché non mi suona una samba? L'ho sentita una l'altra sera al Garibaldi, che è un fenomeno. Fa così. Mangiava sempre pasticcini e cioccolata, cica patata, cica patata. Era bella ma era sempre a dormirsi così. Tata, cica patata, cica patata. Cica patata. Cica patata. Cica patata, sì. Ah, i ragazzini. Oddio. Due piatti rotti, sì, due piatti, niente, ma... pure tre. Mascalzone. Adesso, quando arriva tuo padre? Quando arriva? Non lo so, quello viaggia sempre. Ma dato una spinta, ma dai. Senti, non devi dire che sono un agente. Perché? Giusti là, perché è proibito dalla questura. Noi siamo agenti segreti oggi. Segreti? Come i regali che fai? Vabbè, per una maglietta e un paio di mutandino, un ragazzino con sto freddo. Giovanna, beh, la tua bontà dove andare a finire, Avanti, guardami, faccio, ho fatto male, dimmi la verità. No, non hai fatto male. Ecco. Nel fondo sono simpatici. Sì, Sì, sono brava gente. Appunto, visto? Sono onesti. Beh, non esageriamo adesso. Ah, c'è papà. Sì, c'è papà. Ah, sì. Donata, io vengo più tardi a casa, ci sono degli amici che mi aspettano. Va bene. Guarda come nasce la ragazza, guarda. E non si vedono. Ah! Ciao, papà! Ciao, papà. Ferdinando, sei tornato finalmente. Oh, Ferdinando! Finalmente siete tornati voi? Si può sapere dove siete stati?
È possibile che un galantuomo che ritorna a casa dal lavoro, dico lavoro, non ha il piacere di trovare a posto la sua famiglia? Ma abbi pazienza, sono 20 giorni che manchi da casa. Abbiamo fatto un amico, papà. Sì, l'abbiamo regalato anche qui. Tanta roba, ci ha regalato. Silenzio! Oh, porca miseria! Quante volte devo dire che a casa ci deve essere sempre qualcuno? Io posso avere necessità impellente di telefonare a casa mia da un momento all'altro per un bisogno urgente. Dico bisogno urgente. Che so io? Un paio di mutande. Ma Ferdinando... Sì, lo so. 6 giorni fa mi hai mandato libero. Ma capirai, il tempo passa, io... Sì, ma devi sapere... Io non so niente. Non so niente. So soltanto che a casa mia a quest'ora vorrei vedere la tavola apparecchiata. Hai perfettamente ragione, ma siamo dovuti andare a fare la visita a certi bottoni. Certi chi? Bottoni, una visita di cortesia. Ah sì, brava, bravissima. Mentre il capo di casa sgobba, la famiglia fa le orge con i bottoni. Ma Bottoni è il nome! Silenzio! Dimmi un po', durante la mia assenza mi ha cercato qualcuno? No, nessuno. E tuo fratello dov'è? Ah, è rimasto fuori, aveva molto da fare. Al biliardo. Che fai, riesci? E fa freddo. No, io non trovo. A proposito, la scuola come va? Io bene. Fatemi vedere i quaderni, subito. Bravo, figlio mio, hai fatto bene a farti sentire. Quando ci vuole, ci vuole. I sigari me li hai portati? No. Anche oggi non si fuma. Caro papà, non avete baccherie, si è fatto difficile la cosa. La gente ha aperto gli occhi, ogni occhio sembra un cascia Fiat, così, per carità. La gente si è fatta furba, non ti dico degli americani. Americani? Gli americani. E le guardie? Anche le guardie. Mi è capitato una guardia, un pancione con una pancia così che non mi ha mollato un minuto. Mi ha braccato come una lepre. E tu sei rimasto passivo? Ma che passivo, ho fatto tutto. Gli ho aizzato un cane addosso, ho attraversato la montagna, la campagna, tutto. Non mi ha mollato un minuto, correva appresso con sta pancia. L'avessi visto. E cosa vuoi? Non mi sono fidato di tornare a casa. Io ho dormito sotto i porti, sotto i ponti. Ma Margherita. Ma che Margherita? Ponte Mollo. Sì. Ponte Milvio, è Mollo, si sta comodo. Adesso spero, dopo 20 giorni, di essermi liberato di questa energumena. Capirai? Dighi, ragazzi. Anche i quaderni. Va bene. Prendiamo. Tu no, tu non c'hai bisogno, tu sei bravo. E questo è il suo male. Con lo schiaffone, sai, figlio. Ecco, è un tema per sabato. Andiamo. Già l'ho cominciato. Dunque, tema. Descrivete la figura di vostro padre, il suo lavoro, le sue abitudini, le sue aspirazioni. Svolgimento. Mio padre non è proprio quello che si dice un bell'uomo. Come sarebbe? Mi ricordo che una volta, che lui litigò in autobus, uno lo chiamò scuccione. Dico, ma... Il lavoro di mio padre è stare molto fuori di casa e poi ritornare con stoppe, orologi, ombrelli e pure copertoni. Mio padre, prima di uscire dal portone, guarda sempre chi c'è per strada. E ogni tanto telefona che vuole la biancheria. La domenica... Un momento! Papà, che fai? Lo strappo. Non mi piace. I temi bisogna scriverli di fantasia. Capisci? Inventare delle cose sentimentali, graziose, carine. Non scrivere le cose che succedono alla vita. Che c'entra la vita? Ma maestro ci ha detto che dobbiamo essere sinceri. Vabbè, sinceri di animo. Questo conta. Non scrivere se stupidaggi. Comunque, se lo devi scrivere vuol dire che te l'ho detto io. Però male. Va bene. Adesso lavarsi le mani perché ora dice. Su. Ma guarda. Ma vedete se questi sono temi da darsi ai ragazzi. Io non lo so. All'epoca mia questo non si faceva. Mio padre esce di casa, guarda il portone. Cosa da... Beh, adesso ti ci metti pure tu. Ma smettila. Vuoi trovare la tavola apparecchiata? E i soldi? Ti rendi conto che in un mese non hai mandato neanche un centesimo? Il macellaio non vuol farmi più credito. Il fornaio mi guarda male. Non ho più il coraggio di uscire da casa. Sono stanca. E io no. Cosa credi che sono stato a divertirmi tutto questo tempo? Cosa credi che ho dormito al Grand Hotel? Sapessi dove ho dormito? Ma adesso non ti preoccupare. C'è un buonissimo affare. Sì, i soliti affari. No, questa volta si tratta di svizzeri. Ma sì, le solite cose, stai fuori tutto il giorno e non combini mai niente. Intanto ricontinuiamo a cenare col caffè e latte.
quelle ciambelle che avete portato? Zitto, Ferdinando non lo deve sapere, vai a prenderti la sedia. Oh, che freddo, che freddo. Ecco qua, poi diti che non sono capace di far niente. Un po' di salame, Modena, oh, ottimo. Piano, papà, piano, piano. Ci sono anche gli altri, no? Voi altre donne mi fate ridere. Negli affari è una cosa facile entrarci. E uscirne che c'è da rompersi le gambe nella ritirata. Nella ritirata, dico, c'è da rompersi le gambe. So io quello che costa mantenere una famiglia. Buonasera, signorino. Lo vedi? Non mi saluta nemmeno. Come se non mangiasse a spese mie. E su, non ricominciamo. Lo sai che Alfredo è disoccupato. Ah sì, eh? Ah sì, eh? E perché non lavora con me? A che fa? Io voglio guadagnare pulito. Ah sì? Perché quel pane che mangio, quello non è sporco, quello lì. La società mi deve passare da mangiare. Per favore, non ricominciate. Tu, Ferdinando, sai che cosa dovresti fare domani? Portare un po' di fiori in casa a Bottoni. Fiori? E perché chi è morto? Ma che i fiori si portano soltanto ai morti. Siccome sono stati tanto gentili con noi, vorrei che tu gli portassi dei fiori per ricambiare le cortesie che ci hanno fatto. Ma io ho altre cose per la testa. Io? Sì, buono. È meglio coltivare delle amicizie, allacciare relazioni. Posso andare io? Sì, a pomicià. Silenzio! Chi ti ha insegnato queste parolacce? Va bene, vuol dire che allacceremo questi bottoni? Ecco e grazie, buongiorno. Buongiorno. Il signore ha servito. Grazie. Barba. È sicuro che questa volta lei la barba se la fa? Ma scusi, uno dal barbiere cosa ci viene a fare? È quello che dico anch'io. No, lo dico io, non lo dice lei, l'ho detto per prima io. Perciò faccia la barba. Va bene. Vado avanti. E non metta le dita gelate nel collo. Se non ha voglia di fare la barba, lo dica. Ma che ci sto a fare io allora? Lei vuol fatta la barba? Ah, glielo devo dire un'altra volta. Vieni, io gliela faccio, sì. Vieni, si gira da questa parte. Ma vabbè, metta la mano sotto. Perché ma come faccio se lei si gira? E che deve fare? Un'opera d'arte, lei. Scusi. Chi è? Il giornale un momento, può darmelo. Si accomodi. Ma che fa? Lascia fare. Basta così. O ricordati che sono 7 barbi, 2 capelli. Pagherò la settimana entrante. Orbo via. Signore Esposito, il sapone non se lo toglie. Vado via. Ah, no! Questa volta la barba ce la fa. Ma lei il sogno e a me in giro. Guarda un poco che cosa si fa a sta cattiva. E nel mio negozio non ci metta più piede. L'asciugamano. Ecco l'asciugamano. Avete visto l'uomo col sapone in faccia? Sì, sì. Papà. Sant'Antonio, mio bello, hai inteso cosa ha detto mia moglie? Devo portare i fiori alla signora Bottone. Io i soldi non li ho. Per procurarmeli dovrei fare un'azione cattiva, magari rubare. E a te certo non farebbe piacere una cosa simile, eh? Vedi quante ce n'hai, che 3 mazzi, 4 mazzi. E che te ne fai tutti questi fiori? Sei un santo serio, sei un uomo. Poi si tratta di una donna, è questione di cavalleria. Che dici, me lo piglio un mazzetto? Sì o no? Chi tace e consente? Posso? Posso proprio? Senza offesa dico... Lo sapevo. Grazie, Sant'Antonio.
canzoni? Sì. Io sono il signor Esposito. Che bellezza! Dove è andato? Venga, si accomodi. Ha chiuso la porta in faccia. Sa, dove voleva la catena, con tutti i ladri che vanno in giro. Lo dice a me. Oh, che bella sorpresa. Mi dispiace, mi trovo tutto sotto sopra. Mio marito non c'è in casa, sei andata a una cerimonia. Oh, io mi sono trovato di passaggio e ho pensato a portarle questi fiori. Oh, grazie, quanto sono belli. Sembrano veri, eh? Che sono finti? No, dico sono veri. Già, sono freschi. Li ho portati adesso. Posso offrire un bicchierino di qualche... No, grazie, signora, vedi, io sono di passaggio, quindi non bevo. C'è il telefono? Sì, il telefono. Permetti che io faccia la telefonata a casa? Oh, ma si immagini, si accomodi pure, venga, venga. Ecco qua. Grazie, telefono a mia moglie col telefono. Faccia pure, mettilo i freschi fiori. Grazie. Questa è pasta americana, io non so proprio come... No, non ha importanza, ce l'hanno regalata tanta. Ho pensato, dico, siccome passavo da queste parti, dico, voglio portare un paio di pacchi di pasta americana alla signora, perché a casa nostra meno pasta c'è, meglio è. Io sono grosso, mia moglie pure. Allora, grazie tanto, pensato, grazie. Dico... metto tutto di là. Oh, mannaggia il telefono. Il telefono? Mi fa la gentilezza lei. Rispondo io. Grazie. Sia tranquilla, perché... Pronto? Ma scusi, chi è lei? Pronto, chi parla? No, sono io che voglio sapere con chi parlo. Vabbè, dica lei chi è, scusi. Come? Ma mi chiami la signora, per cortesia. Ma chi è lei? Perché non lo dice, scusi? Non so. Ecco, adesso... Pronto? Donata, sei tu? Chi era quella voce di uomo? Un uomo a casa mia? Sì, è mio marito. Vabbè. Sì, è il signor Bottoni. Signor Bottoni? Come? Mio marito sta a casa sua. Il signor Bottoni? Suo marito? Mio marito a casa sua, che c'è? Ma non mi ha detto che era andata a una cerimonia? Lui mi ha detto così. Ma a casa mia cerimonie non ne fanno. Pronto? E che cosa è venuto a fare il signor Bottoni a casa mia? Ha portato della pasta, della farina, dei biscotti. Biscotti, farina? Ha portato biscotti e farina. Ah. Beh, vabbè. Anzi, ti vuol salutare, sì. Mi vuole salutare? Ma lascia fare, non darete. No, ah, sì, fammelo salutare. Pronto, caro Esposito. Io ho desiderio di conoscerla. Sono passato qui a casa sua nella speranza di incontrarla. Sì, anch'io, tanto piacere conoscerla. Però, se lei viene, avrei da proporre un affare importantissimo. Venga qui, l'aspettiamo, io sono lì. E non posso, sai, io sono venuto un momento così, sono di passaggio, come le dicevo. Va bene, allora la raggiungo io, mi precipito, prendo un autobus, un taxi, lei mi dice dov'è e vengo subito. No, ma io non mi fermo, non mi soffermo, né tampoco. Dov'è? Mi dica dov'è. Io mi trovo a casa sua. Ecco, a che via sta, scusi? A casa sua. Dove sta? A casa mia? Ma suo marito è tondo. A casa mia. Aspetti, guardi che... Vabbè, allora, vabbè, vengo io a casa mia, sua. No, e non mi può trovare, perché sono di passaggio, come le dicevo. No, mi chiami mia moglie, per cortesia. Io dobbiamo fare questa conoscenza perché devo proporre un affare che lei non immagina lontanamente. È una cosa di molti quattrini, di molta qua. No, la prego, mi dia un momentino mia moglie. Oh, ma non ce l'ha, santo Dio, tra due amici che uno dai fiori alla moglie, l'altro la pasta... Mi dia mia moglie, mi fa confondere. Scusi. Sì, la passo subito, ma poi riparliamo, perché noi dobbiamo essere amici, dobbiamo conoscerci. È assurdo che noi, scusi, siamo così lontani senza... Pronto? Pronto? Sarà. Oh, senti, io volevo dirti che per due o tre giorni non vengo a casa, eh? Perché, sai com'è, c'è un creditore. Ho capito. Mandami Alfredo con la roba, hai capito? La solita roba quando parto che fa sto due o tre giorni fuori, affari. Sì, ti mando Alfredo, sì. Sì, mi raccomando, fa freddo, copriti bene, Mi raccomando, ciao. Pronto! Chi è? Se mi fa una cortesia, signor Esposito, lei è tanto gentile, mi faccia la cortesia. Vuole chiamare mia moglie un momento al telefono? Vuole sua moglie? Gliela passa subito. Suo marito. Sì, grazie. Scusi tanto, signora. Pronta. Allora io vado, eh? Ah, no, aspetti, l'accompagno. No, lasci fare, sono pratico. Le case le conosco. Sì, grazie, allora, grazie tanto, arrivederci. Buongiorno. Senti, fammi la cortesia, fai trattenere il signor Esposito da te. Ma quello è bello andato via. Come sta? Fermalo, acchiappalo! E non stai là, che se n'è andato! Oh! Pronto! Se n'è andato? Beh. Come
beh, se n'è andato, capisci? Dico, ma che c'è di strano? Niente, ma dico, sai, uno sta parlando con uno, dice se n'è andato, dispiace. Sì, va bene, ma mica manca occasione per fare la conoscenza. Ah, no, eh? No, torna, sì. Naturalmente. Le dispiace se resto, così le spiego il modo di cucinare gli spaghetti. Perché ci vuole molta cottura. Io ho inteso prima per telefono che diceva del pacco di Alfredo. Ah, sì, lo devo mandare a Ferdinando, un pacco. Lo porto io. Ti mancherebbe altro. E perché? No, non permetterei. Ma lo permetta, signora. A me mi fa piacere passeggiare con un pacco, non devo fare. Un uomo come lei. Un uomo come lei. Perché? Non sono un uomo da pacchi. No. E la ragazzina lo porta pacchi. No, guardi, c'è qui Alfredo. Dunque, guarda, Alfredo, che devi andare subito da Ferdinando a portare un pacco. Io, come dica, glielo porto io. Tanto non devo fare niente. Dico, ma siamo amici ormai. Dico, scusi tanto, dica, signora. È rimasto tutti, ma qui c'ho da fare. Dicevo a lui, scusi. Va bene. Buongiorno, se buongiorno. Che c'è? Niente, dico buongiorno. Buongiorno. Ha visto? Sì. Beh, io la saluto, signora. Ma come, non doveva restare? Restare chi? Qui non c'è da arrestare nessuno, cara signora. Ciao. L'indirizzo nell'interno del portafogli, corre a restituirlo al proprietario. E perché? Ma come perché? Perché quando uno trova una cosa, se è una persona onesta, deve riportarla al proprietario. Sì, ma restituire la roba trovata a portagliela. Questo che te l'ha detto tuo padre? Sì, ma lo dice pure mio nonno. Ah, pure tuo nonno. Tuo padre e tuo nonno hanno delle prevenzioni, allora. Non so, io non ho viste mai. Ciao, papà. Viviana, vedi? Sì? Restituirlo al proprietario che regala in premio al... Ciao, mamma. Oh, e che ti succede? Perché ti voglio bene. Un po', ragazzina, dove sei stata fino adesso? Al cinema. Al cinema, e che facevano? Ma che ti importa? Stai zitta, per cortesia. Ti ho domandato che cosa facevano. Scalda i spaghetti. Beh, adesso non me lo ricordo. Ma ci picchia. Fai uno sforzo di memoria. Che cosa facevano? È un film con Nazari. Via, ragazzi, quel tipo è meglio che te lo levi dalla capoccetta, hai capito? Che tipo? Quale tipo gli poteva piacere? Ma che, sei innamorata di Nazari? Ma che c'entra Nazari? È quel ragazzo, quello con la camicia sbottonata, il fratello della signora Esposito, come si chiama là? Alfredo. Sì, Alfredo, Cicco Patata. Cicco Patata? Sì. Te lo raccomando, quel ragazzo. Perché? Che ha fatto? Niente, che cosa deve fare? Ma non voglio che frequenti certa gente. A proposito, tu che ci vai a fare a casa degli Esposito senza di me niente? Sì, e chiudi subito la porta. Ma rispondi, che vai a fare a casa Esposito senza di me niente a me? Ma che c'entra? Io sono andato là perché devo parlare col marito. Al marito? Che te conoscessi io. Vieni meno qua, male non... che la signora Donata è una persona ma per me. Ma non fa ste scenate stupide di gelosia che c'è quello dell'acqua.
Quel ragazzo non è fatto per te. Beh, quel ragazzo a me mi piace, perché è sveglio e intelligente. Poi non si può andare tanto per sottile. Se no, se finisci come sta ragazza di sopra, che ha già 30 anni e mo nessuno vuole più. Ma che c'è? Da poco a sentire questa, domani sposi. Ma che segni? Ma di poi, lo conosci tu quel ragazzo? Sì. Chi conosci? La sorella la conosci? Sì. Ma che? L'hai vista una volta il cognato, lo conosci? E tu lo conosci? Ma tu lo conosci il cognato? Io lo conosco, è stato qui, mi ha portato pure i fiori. Te ci ha pensato mai a portarmi i fiori? Ma che ti porto i fiori io che siamo strane? Che io lo conosco meglio di te quello. Sì, senti, quello sta alla riva opposta. Quella è un'altra razza, capito? Opposta alla nostra, quello non c'ha né arte né parte, quello non c'ha fantasia di lavorare. Ma lei lo cerca il lavoro, ma non lo trova. Ma chi te l'ha raccontato? No, perché può essere vero che è il primo che non trova da lavorare, tu invece potresti aiutare. Perché non gli offri quel posto, quello... Cercava una persona di fiducia, a far magazziniere, ma no? Che sei diventata scema? Ma proprio a me mi rovina. Perché può far magazziniere? Come sveglia, fa? Intelligente, giovane. Ma poi lo viene a sapere il cognato. Ma che è disonorevole a far magazziniere? Prego. Anzi, se lo viene a sapere il signor Esposito, quello corre qua. Quello corre al magazzino, no qua? No, quello corre qui da noi. Corre qui a che fa? A ringraziarti, no? Se noi lo mettiamo a lavorare, questa è tutta la cosa che devo fare. Dici che certo. Bisogna ringraziare. Senti, però dovresti sbrigarti, dovresti, capito? Perché così io dimo domenica, chissà quanto sono contento. State zitta, ti prego, a te state zitta. Domenica che cosa? Che è successo? Non capisco. Ah, mi sono scordata a dirtelo, ci hanno invitato a pranzo, no? Ma chi gli sposi? A tutti quanti ragazzi. A casa loro. A casa loro. E c'è pure il marito? Beh, certo. No, dico, te l'ha detto la signora, c'è mio marito, te l'ha detto. Aspetta, ricordati. No, così non mi ha detto, ma per forza bisogna che ci siano. No per forza, perché sai, per me, dunque, domenica è l'ultimo giorno, capito? L'ultimo giorno. De che? È l'ultimo giorno della settimana. Ma vedi che novità. Lo so, vedi che novità, è un giorno per me, la domenica è importante. Allora bisogna andarci. Dunque, hai capito? Sì. Il treno parte alle 2. Sì. Tu adesso vai a casa. Ti trasformi e mi passi a prendere. Va bene. Oh, ma senti, ho fatto una bella truccatura, di modo che non ti riconoscono, capito? Ah, stai tranquillo, mi faccio una truccatura io che non mi riconosceranno nemmeno quello di casa mia. Poi vedrai, sarà. Ma comunque, vai. Io vado, Ciao, papà. Vieni, ma dai un bacetto a papà. Perché non hai chiuso la porta? Ma che succede? Sì, non saluti tuo padre. Ah, ma, c'è papà. Ah, finalmente ti sei deciso a tornare, eh? Deciso. Ma che dipende da me? Però potevi avvisare, scusa. Ma dico, ormai, insomma, ma che mi prende? Ma cosa avete? Ma che succede? Ma che è successo? Perché? Ma come non sono padrone di venire a casa mia quando va a fare piove? Ma sì. Già, a casa mia. Non la riconosco più. Ecco per tu. Ecco per tu. Beh, senti, non facciamo discussioni proprio oggi. Beh, perché? Che oggi? Aspettiamo gente a pranzo. Ah, sì? E da quando in qua ci siamo messi a fare gli video a pranzo? E ci dobbiamo stepitare, no? Stepitare? Va bene così, va sì, bene. Va benissimo, per andare a mettervi la giacca. Ma chi è arrivato? Mo' lo do. E tu levati questo cappello, mettiti un po' in ordine, fatti la barba. Dio, come sei ridotto, come sei ridotto. Ma chi deve arrivare? Il presidente Truman? Riposatemi la sala, ma la tovaglia no. Pazienza, metteremo la nostra, tanto è ancora pulita. L'abbiamo messa una volta sola, deve stare qui dentro. Senti. Eccola qua, sì. Ma che sta, c'è buco a me? Pazienza, rimetteremo. Intanto tu vai ad impagliare la sedia, sbrigati. Volevo... E fammi la gentilezza, tu sai il vaso che sta in camera da letto. Il vaso da notte? Ma no, l'unico vaso che abbiamo per i fiori. Vai là, prendilo, vai. Tu bocca, vieni, porta questa di là, non la rompere, continua a girare. Ma voi, senti. Fammi questa gentilezza, vai a prendere il vaso, vado, presto. Oh, mannaggia, la risperiamo, ragazzi. Il signor Bottoni, tu e nonna, io lì vicino a Liliana. Eh sì, perché dovrei cominciare. Non incominciare a fare l'ignorante e farla pulito, hai capito? Ecco il vaso. Oh, meno male. Vice? Vice, porta i fiori. Ecco coperto il buco. Oh, e adesso, per cortesia, mi volete dire per chi state facendo tutti questi preparativi? Per gli ospiti. Gli ospiti. Per chi? Per i Bottoni. Porco diavolo! Ne ho pieno le tasche di questi bottoni! Capito? Oh! Ma che ti piglia? Sono stufo di vedere questi bottoni per casa! Perché? Che t'hanno fatto? M'hanno stufato! Oh, guarda!
Un disgraziato viene a casa sua, per poco, perché fra due ore deve partire per Napoli, vuole mangiare un boccone in santa pace assieme alla sua famiglia. No, signore, ci sono i Bottoni. Sì, i Bottoni. Beh, che c'è? Sono della gente onesta, delle persone che mi hanno aiutato senza nessun interesse. È la prima volta in vita mia che trovo delle persone che mi vogliono bene disinteressatamente. Tu invece stai sempre lontano, sempre fuori. Se ci vado, è per ragione di lavoro. Bel lavoro. Sì, è proprio quello che da mangiare a tutti e anche a te. Io non ce n'ho più bisogno. Mi ha già trovato un posto il signor Bottoni. Ah, bravo. Ma allora questo Bottone è diventato proprio il benefattore. Sì, proprio. Ci ha dato molto. E noi che cosa gli diamo? Il tacchino? Il tacchino? Bravo. Ci siamo dati alle spese pazze? Franzi Luculiani. Io lavoro, rischio. E voi organizzate la tavolata senza di me. Ma non ti aspettavamo. Naturalmente c'è posto anche per te. No, no, grazie. Non c'è bisogno. Fatevelo, questo pranzo. Io non voglio entrare per forza. Del resto, vede che questa casa senza di me va avanti benissimo. Sta arrivando! Ma cosa fa? Ferdinando! Ma cosa fai? Non ti avevo detto che partivo? Proprio adesso che arrivano i Bottoni. Non li voglio neanche vedere. Andrò a mangiare un boccone all'osteria. Ma aspetta! Ci abbiamo il tacchino! Ma va, mi rimarrebbe sullo stomaco. Vieni. Ferdinando. Buongiorno, signor Esposito. Mio marito viene subito, si è fermato a comprare un giornale. Ma che ha? Mo? Ah, sei tu, Bottoni, Sì, sono io. Sei una bella carogna. Ah, io sono la carogna. Fermati. E dove vai? Per i tetti. Per i tetti. Sono pratico e non mi prenderesti. Però prima ti devo dire una cosa. Sì. Che quella povera famiglia mia crede che tu sei un amico, che li aiuti per bontà, per magnanimità, per sentimentalismo. E invece... E invece posso delinquente io? Peggio. Io? Sì. Vedi, io sono un ladro, ma pago di persona. Tu hai commesso un'azione che nessun codice ti condanna. Però un'azione bassa, più bassa di un furto. Che ho fatto? Hai rubato in casa mia. Io ho rubato a casa tua? Sì, hai rubato la stima, la fiducia che godevo dei miei. Prima ero un padre riverito, rispettato. E adesso, dopo la tua comparsa, che cosa sono più? Vedi, io faccio il mestiere mio. Un momento, ma lo devi fare con correttezza, con lealtà. Non introdurti nelle famiglie così come un serpente. È perché quando mi hai legato la catenella alla catena, quello era corretto. Sì? Era leale. Ti capisce? Perché? E sul lavoro. Io sono un ladro. Se io non scappo, che ladro sono? Vabbè, io sono guardia e ti devo acchiappare. Se no che guardia sono? Eh già. Buongiorno, signor Esposito. Buongiorno. Bentornato, signor Esposito. Grazie. Ah, finalmente. Ormai, caro signor Esposito, mi sembra che ci siamo, Ma si può sapere perché ce l'hai tanto con me? Nemmeno fossi un brigante di quelli che vanno ad assaltare le banche. Ma non lo vedi che sono un poveraccio? Ma che t'ho fatto? A me niente, ma agli altri che fai danno. Capirai che danno. E poi il brigadiere mio lo devo fare per forza. Cosa crederei che sia una cosa facile mandare avanti una famiglia? Fargli trovare la minestra tutti i giorni. Mandare i bambini a scuola. Lo so, a chi lo dici? Comprare le medicine quando stanno male. Pagare i vestiti. E adesso non è niente. Vedrai quando sono grande. Specie le femminucce. Vedi, c'è Liliana mia. Lo vedi? E che vuol dire? E con questo non bisogna rubare. Rubare? E me lo chiama rubare a lei qualche orologio che rimedi ogni tanto. Qualche statuetta ai turisti, qualche ombrello sperduto, due pacchi d'oro, me lo chiama rubare. Se mi metti dentro quei quattro disgraziati lassù, come fanno a campare? Io non sono, lo so. Brigadini, io ho famiglia,
Perché io non c'ho famiglia. Perché i miei figli non portano le scarpe. Perché io non c'ho una casa che pago la pigione. Perché le stesse cose che occorrono alla famiglia tua non occorrono alla famiglia mia. È il mio dovere. Tu vuoi che ti faccia scappare? E che non lo sai che non posso. Che non devo, che non lo sai. E poi se io non ti riporto in questura dopo 30 anni di servizio, sempre facendo il mio dovere, il minimo che mi capita, mi cacciano via. Veramente. E se mi cacciano via fanno bene, vedi? Tu lo sai perché porto la divisa, perché devo far rispettare la legge. Tu mi fai pena, ma io la devo fare sta. Perché se non t'acchiappo, divento il complice di un ladro, capisci? Vedi quei ragazzini là fuori? Stanno giocando. E quel gioco è come la vita. Chi vince e chi perde. Io non è che voglio vincere. Ma tu hai perso. Quindi è giusto. Papà! 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 Ehi, papà! Vado a mangiare! Lorenzo! Su, libero! Dice, venite su che è pronto! Ferdinando, sei ancora lì! Venite! Ah, avete fatto conoscenza, eh? Meglio così, venite, sennò la pasta si scuoce! Non fare il solito tuo, Lorenzo, vieni su! Presto! Beh, prima ci mangia. Prego. So. Grazie. Non facciamo sapere niente a nessuno. Io non ho detto mai niente neanche a mia moglie. Neanche io alla mia. Grazie. Dimmi. Eccoci pronti! Pronti, signor Bottoni? Ammettata, eh? Non ti dia il piatto, signor Bottoni. No, signora, faccia prima i bambini. Ma le pare, signora, prima suo marito. No, perché, scusi, prima i bambini, eh? Ammettata, eh? Ma tu, cominciamo, eh? Allora, Alfredo, come ti trovi nel nuovo posto di magazziniere? È molto bene, signora. Bravo, fai il magazziniere? E cosa c'è in questo magazzino? Tanta roba, teli da tenda, incerate. Copertoni ce ne sono? Sì, anche copertoni. Perbacco, dove si trova? No, è lontano. Ma Lorenzo, quanto sei scortese. Il signor Esposito si sta gentilmente interessando. No, io domandavo così, sa, alle volte non si sa mai. Appunto, è appunto. Signor Bottoni, si vuol servire? Sì, grazie. Non li faccia freddare. Senza complimenti. Ma perché così pochi? No, va bene. Ma allora, questo tacchino! Vado a prendere io. No. Ma Lorenzo, che maniere! Ma che ti sei ammattito? Non volevo che ti scomodassi. Grazie, molto gentile. Libero, apri tu. Oh, sta battendo a tacchino, eh? Ma che cosa dici, sciocchino? Eh no, perché no, non lo conosco. Buongiorno, figlio. Sei il tuo papà? Ma papà, c'è quell'amico tuo vestito da prete? Che? Un amico vestito da prete? Già, un amico vestito da prete. Che? È un prete vestito da amico. È un amico mio prete. Mettiti a sedere. Vengo subito. Vorrà dirmi qualche cosa, il reverendo. Va bene, ma... Prego. Ah, mi fa piacere. E chi è, il vostro parroco? Non credo, signora, veramente qui non è mai venuto. Non capisco mio marito. Pensi che noi siamo sposati soltanto civilmente? Ah, beh, questo poi no, eh. Mia figlia, quando si sposerà, si deve sposare davanti al prete, vero Lorenzo? Sta zitta. Come sta zitta? Dico, sì, hai ragione tu. Vedi. Un prete, è sempre un prete. Lorenzo, che fai? Credevo mi scappassi. Ma Lorenzo, siamo in casa d'altri! Oh, ma che cosa che è? Ma Lorenzo. Oh. No, perché... Chi era? Niente. Sì, un affare col Vaticano. Oh. Ma ho mandato tutto a mondo. Provoci, dammi la frutta che voglio partire. Che ora sono? No, è presto. Questo è fermo. Quanti orologi! Faccio con le...
collezione. Ma è presto. Sì, infatti, fino a mezzanotte c'è tempo, ci sono molti treni prima di mezzanotte. Lo so, ma veda, signor Lorenzo, io preferisco andare adesso alla stazione. Alla stazione, preferisco andare adesso. Perché di sera quell'ambiente mi mette addosso una tristezza. E questo è chi lo dice? Viceversa, andare adesso di giorno, col sole, con la luce, quando viene la notte, l'oscurità, uno è già abituato. È vero. Beh, certo che viaggiare sempre deve essere seccante, ma adesso vedrà, signor Esposito, mio marito le troverà un posto fisso, sicuro, da dove non si muoverà più. Me l'ha già trovato. Che bellezza! Lei è un santo. E allora perché devi partire, scusa? Devo terminare un giro d'affari. Sì, Napoli, Benevento, Foggia, Caserta. Anzi, a proposito, questa volta tarderò più del solito. E quanto tempo resterai fuori? Quanto tempo resterò fuori? Beh, io penso 3-4 mesi. Solo? Eh sì, perché c'è la condizionale. Che? C'è la condizione... Ma scusa, tu che ne sai? Abbiamo un affare insieme. Ah, come sono contenta! E io no. E neanche io, perché che te credi che mi faccia piacere a me? Ma come, siete soci e state a litigare? Sì, voi donne non capite, queste sono cose di uomini. Ecco. Beh. Un momento, prima di andare via firma le pagelle dei bambini. Su, presto, andate a prenderle. Ah sì, fammele portare. Tieni. Ma cosa fai, lascia a casa gli orologi? Figliola mia, in viaggio non si sa mai, con tutti questi ladri. Avanti con le pagelle. Otto, otto, sette, sette, nove, ai, cinque, c'è un cinque. In geografia. Un cinque, però dove c'è subito un altro otto. Ah. Ma sono contento di lei. Tu? Ecco. Questo. Però, otto, qui. E com'è successo? No. Ma sai com'è? Adesso fa tutti i giorni i compiti con Paolo. Ah sì, bravo. Chi c'è una penna? Io. Grazie. Prego. Un po' di spazio, per cortesia. Non da appoggiare sul gomito, sennò non posso scrivere. Ecco fatto. Bravi, eh? Dai un bacino a papà. Beh, dammelo pure tu, va. Permettete? Addio, papà. Quando ritorno ti porterò sigari in abbondanza. Belli e secchi, mi raccomando. Lascia fare a me, te li sceglierò io, eh? Ciao, papà. Oh, Alfredo, a te devo dirti qualche cosa. Come vedi, devo andare via. Tu adesso c'hai un posto, posto vero. Tienilo da conto. I tempi sono difficili. E se un giorno dovessi formarti una famiglia, fa che tua moglie sia la moglie di uno che lavora e non di un... Tu m'hai capito, eh? A te cosa devo dirti? Scusa. Di che cosa? Di tutto. Arrivederla, signora Bottoni. Signor Bottoni, lei mi accompagna, vero? No, io direi, ma non è meglio trattenerci fino a verso le 11, anche per me. Ah, ma su, non hai sentito cosa ha detto il signor Esposito? Lui va in treno all'oscuro, gli piace la stazione quando non c'è il sole. Hai capito, no? Sì, io ho capito.
metti a compagnia alla stazione. No, signora, la accompagno io. Allora, buon viaggio, eh? Tanti auguri. Mio marito oggi è proprio strano. Anche il mio. Poveretti mariti, anche loro hanno i loro guai. Vuoi che prendiamo il tram? No, facciamo due passi a piedi. Preferisco. Così prendo un'ultima boccata d'aria prima di entrare lì dentro. Sa, non c'ero mai stato prima. Ah, no? No, è la prima volta. Allora mi dispiace di essere proprio io il primo. Sa, tanto una volta o l'altra doveva succedere. Che musica è? Certo deve essere triste andarsene chiudere in quella stanzetta lì, al buio, senza poter uscire. Già mi rendo conto. Vogliamo andare all'osteria e ci tratteniamo fino alle 11? No, sarebbe peggio. Andiamo. Arrivederci! Mi raccomando, non ti dimenticare i sigari! Ciao, papà! Capiti bene, che fa freddo! Arrivederci, tanta qualche cartolina! Toscani, ciao. Toscani, Ciao! Non so se Alfredo gliela farà da solo a mandare avanti tutta la famiglia. Ma sì, casomai gli do una mano io, non ti preoccupare. Grazie. E poi se si potesse far giungere a mia moglie qualche cartolina da Napoli, Foggia, Caserta. Vabbè, tu scrivi le cartoline, le metto in una busta e le mando alle questure. C'è un sacco di colleghi, Napoli, Foggia, sta tranquillo. Grazie. Perché? Lei è tanto buono. Beh, quello che mi preoccupa però è la mia bambina, Bice. Nella geografia è un po'... E a questo ci faccio pensare da Paolo. Ci vorrebbe qualcuno che... Ma ti dico che ci faccio pensare da Paolo. Senti, io... Tu mi devi capire. No, guarda, perché... Capisci? Sì. Io ho capito. Io non vorrei. Ho capito, ma lo ho capito, fare. Ho capito. Capisci? Ho capito. Perché... D'accordo, siamo d'accordo. Su, andiamo, coraggio. No, aspetta, fammi... Andiamo, ho capito tutto. Su, coraggio. Ma... Coraggio, andiamo. No, ma vedi, io voglio spiegarti. Ma sì, andiamo in questura, su, venga con me. Ma andiamo. Aspetta un momento, è la questione che... Ma sì. Vorrei che ti fossi arrabbiato. Andiamo.